Il Prato avanza in Coppa Italia e supera la Sanremese dopo i calci di rigore. La squadra bianco-azzurra ha approcciato la partita in maniera gagliarda. Vantaggio dei Lanieri al minuto 10 su calcio di rigore concesso per atterramento in area di rigore di Chandamé. Dal dischetto Aleksić fa bingo, è 1-0 per il Prato. La reazione della Sanremese è veemente. Al minuto 13 l'arbitro concede un calcio di rigore ai Liguri, per questo fallo in area di rigore. Dal dischetto Orefice si fa respingere il tiro da Pagnini. Il primo tempo termina 1-0 per il Prato. Nella ripresa la formazione bianco-azzurra si conferma cinica e concreta e al minuto 56 raddoppia con Nicoli che finalizza di giustezza un assist di Renzi. È 2-0 per il Prato. Sembra fatta e invece la Sanremese riesce a rientrare in partita. Al minuto 58 Gagliardi riesce a trovare il pertugio vincente. La partita diventa vibrante. La Sanremese preme sull'acceleratore e al minuto 67 pareggia ancora con lo scatenato Gagliardi. È 2-2. Nel finale la Sanremese accenna un forcing ma trova un Pagnini in versione saracinesca e allora la partita termina 2-2. Si va ai calci di rigore. Per il Prato in rete Aleksić, Dorsi, Soldani e Angeli, mentre fallisce Bellucci. Per la Sanremese in rete Vita, Ferrari, Anastasia, mentre falliscano Gagliardi e Giacchino. Finisce quindi 6-4 per il Prato, che avanza negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Gavorrano. Il Prato questa sera esulta, finalmente.